Domani ci sarebbe dovuta essere la decisione della Corte dei Conti in merito al piano di riequilibrio presentato dalla Commissione straordinaria del Comune di Pagani nel 2013 e per il quale erano stati chiesti chiarimenti all'attuale amministrazione. La decisione è slittata alla prossima settimana perché è stato chiesto al Comune di presentare ulteriori accertamenti ancora sulle stesse tematiche, in particolare debiti col consorzio, loculi al cimitero e rapporti con la Gori. Già in in precedenza il Comune aveva dovuto esprimere degli accertamenti su pluralità dei conti in tesoreria, le giacenze di cassa a fine 2014, le anticipazioni straordinarie ed ordinarie di liquidità in cassa, le entrate a specifica destinazione, i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, i rapporti con le società partecipate, i residui passivi e i debiti fuori bilancio. Già a fine dicembre il sindaco Salvatore Bottone e l'assessore al bilancio Raffaele La Femmina avevano annunciato che erano stati messi a punto tutti i chiarimenti del caso proprio in extremis il 31 dicembre e che erano fiduciosi nel lavoro della Corte dei Conti. Dovesse arrivare il parere negativo da parte della Corte, che dunque non riterrebbe possibile attuare il piano, visto che le casse dell'ente non sono così floride, il Comune di Pagani potrebbe subire l'ennesimo commissariamento stavolta per dissesto finanziario, con conseguenze anche sul piano politico, infatti gli attuali amministratori non potrebbero più ricandidarsi.